Continua a perdere e questa francamente non è una novità, 21esima sconfitta stagionale, ma rimane ancora in vita. Grazie al Bari, superato in casa a sorpresa dal Catania e malgrado la netta affermazione del Verona sul Piacenza che fa scivolare il Pescara in piena zona C1. Ma nel vocabolario dei biancazzurri non esiste la parola rassegnazione. Sbrizzo. Assolutamente no, rassegnati no, però sicuramente questa è una bella batosta. Eppure l'esordiente di Mascio indovina praticamente tutto, la squadra appare trasformata, specie sul piano mentale. Novità sostanziali a partire dal 4-4-2, modulo più equilibrato in difesa, esterni Caccavale e Micolucci, sostituto quest'ultimo di Antonaccio, messo KO dalla febbre, centrali Sbrizzo e Dicara. In mezzo la coppia Gorgone-Aquilanti sulle corsie laterali, dopo una manciata di minuti, subito una variazione stella dirottato a sinistra per frenare l'incedere spedito dell'imprendibile Capparella. Sul versante opposto Frezza in attacco, Giampaolo alle spalle di Calaiò. Match vivace e frizzante. Il calcio di Zeman è sempre lo stesso, nel bene e nel male. Difesa alta, incroci continui degli esterni, nessun punto di riferimento agli avversari. Sotto il profilo tattico la lettura dei biancazzurri è impeccabile. Squadra corta pronta a ribaltare il gioco e a proporsi in contropiede. Ne viene fuori una gara ad altri tempi con continui capovolgimenti ed una serie impressionante di occasioni gol. Piglio autoritario del Pescara. Dopo 5 minuti in evidenza Calaiò, gran sinistro dal limite, pallone di poco fuori, quindi la prima limpida opportunità. Siamo al nono, Caccavale ispira Giampaolo che in splendida solitudine spedisce in curva. Poco più tardi 13esimo, destro al volo di Gorgone, la palla sibila di un niente alla sinistra di Cecere. Supremazia dunque palmare intervallata dall'insidioso fendente di Sardo, deviato da Sbrizzo. Ritmi forse nati ma anche errori marchiani. 27esimo, svarione di Ferraresi, Calaiò innesca Giampaolo, Cecere a terra, il fantasista prima conclude sul palo e poi sulla respinta sbaglia la facile rifinitura. Rovesciamento di fronte, Kutuzov brucia Caccavale e fulmina Santarelli sul primo palo. Avellino 1, Pescara 0. Un duro colpo l'ennesimo, ma questa volta i biancazzurri non piegano le ginocchia. Reazione rabbiosa, sale in cattedra Emanuele Calaiò che prima sfoggia un numero acrobatico d'alta scuola, poi costringe al fallo da ultimo uomo di Cesare. Avellino in 10, ma tutt'altro che in belle. 44esimo, controllo e grande da posizione impossibile di Capparella, la traversa salva il Pescara che un minuto più tardi si rifà sotto con Giampaolo fermato dall'uscita tempestiva di Cecere. Prima frazione davvero scintillante che si conclude con questo sinistro secco di Ferraresi ma leggermente impreciso. Nel secondo tempo accade tutto il contrario di tutto, il Pescara sfrutta l'uomo in più attaccando per linee esterne, arriva con facilità al tiro con Frezza, errore sotto misura e soprattutto con Giampaolo che al 13esimo in contropiede riceve da palla subentrato a Caccavale, Cecere fuori causa, porta spalancata da 0 metri 0, il numero 10 biancazzurro spedisce incredibilmente alto. E non è finita la sagra degli orrori, continua al 27esimo con Dicara, degno emulo nella circostanza di Federico Giampaolo. Meno clamorosa ma altrettanto chiara l'opportunità a disposizione di Stella che di testa non c'entra il bersaglio grosso. Nel frattempo Saccani di Mantova estrae il secondo cartellino giallo per l'ex aquilano Contini. Avellino in 9, ma nulla, proprio nulla fa presagire quel che accadrà di lì a pochi minuti. Della serie chi sbaglia paga, il calcio in questo senso è davvero impietoso. 28esimo, Kutuzov controlla dal limite, Aquilanti gli concede troppo spazio e il bielorusso ne approfitta sorprendendo Santarelli. Praticamente due gol in fotocopia a cui si aggiunge il tris firmato 120 secondi più tardi dall'ex Ivan Tisci. Avellino 3, Pescara 1, match ampiamente compromesso, tuttavia i biancazzurri provano a rialzarsi con Sbrizzo che di testa via alle spalle di Cecere il corner battuto da Stefano Bellè. Mera illusione, non accade più nulla. Da oggi in poi si può sperare solo in un miracolo e quando rimane soltanto la fede vuol dire che le cose vanno veramente male. Di Mascio, una partita che ha dell'incredibile. Ma credo di sì, è una partita che volevamo fare una partita, una gara importante. Credo che in avvio si è vista una squadra volitiva e ci eravamo riusciti, siamo andati subito in condizioni di poter fare gol, invece l'Avellino con Kutuzov, bravissimo, è andato in vantaggio. Abbiamo avuto la forza di reagire, di pareggiare la partita. Fatto stesso che l'Avellino ha avuto un espulso nel primo tempo è anche sinonimo della difficoltà nel quale credo abbiamo messo con la nostra pressione, i nostri raddoppi, la squadra irpina.
Nel secondo tempo la nostra condizione di classifica e la voglia di provare, sicuramente avevamo il dovere in quel momento di provare a vincere e di sfruttare tutto il nostro potenziale offensivo, quindi con Alteri allargando Giampaolo contro una squadra che era in inferiorità numerica. Probabilmente ci ha penalizzato, ma non per un problema tattico in quel momento, è stata la prodezza nel secondo gol dell'Avellino che in qualche modo ci ha tagliato le gambe. Non dimentichiamo però che sull'1-1 avevamo avuto con Frezza, con Stella, se non vado errato con Di Cara e con Giampaolo non una ma quattro occasioni da rete, quindi tutto sommato questo atteggiamento sembrava premiarci. Mi spiace perché abbiamo preso 3 gol uguali. Almeno i primi 2 sono state fotocopia e quindi questo lascia poi pensare, insomma, anche un po' i limiti avuti. Però sicuramente nel complesso c'è tanta amarezza, è l'unica cosa che posso dire. In questi casi bisognerebbe guardare avanti, però a quest'ora si fa fatica dopo una prestazione del genere, più che la prestazione dopo una partita che è dell'incredibile, ripeto. Però abbiamo il dovere e la dignità di lottare fino alla fine, anche perché non è ancora niente messo in discussione. Forse in questo momento il compito più difficile per te, Cetteo, è proprio rivitalizzare il gruppo dopo questa ammazzata. Ma sì, ma il gruppo intanto mi è stato molto vicino in settimana e credo che l'atteggiamento che ha avuto durante la gara ne è la dimostrazione. E voglio sottolineare, ripeto, proprio dopo il 3-1, perché era un momento, è stato quello difficilissimo, e nonostante tutto, anche se provati mentalmente e frustrati da questo tipo di risultato, la squadra è rimasta comunque compatta e ci ha provato in tutte le maniere. Questo mi fa sperare bene per ricominciare una settimana importante in vista della gara dell'Albino Lecce.